per onorare la memoria di migliaia di vite spezzate, per riflettere sulla sicurezza di case, luoghi di lavoro, chiese e scuole, 43 anni dopo, per tramandare alle future generazioni ciò che è stato e prepararsi a ciò che non dovrà mai più essere, per la creazione di un parco museo che narri la tragedia di popolo e la speranza da esso ritrovata, passando da sofferenze, fatiche, abnegazione, ingegno e laboriosità. Perché intorno ai terremoti e alla loro conoscenza, dalla consapevolezza possa nascere sviluppo, magari correndo lungo i sentieri dei 40 chilometri di faglia o semplicemente visitando luoghi incantevoli in cui la qualità della vita è eccellente a dispetto di classifiche ed etichette, per rovesciare lo sguardo e dall'immane tragedia trarre forza vitale che combatta contro lo spopolamento che fa calare l'attenzione ieri come oggi. Per questi ed altri motivi che scoprirete in puntata, abbiamo scelto di dedicare al 23 novembre 1980 uno speciale d'approfondimento col contributo di università, comuni, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sovrintendenza, Protezione Civile Nazionale. Perché in fondo è più attuale che mai il monito dell'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini: il modo migliore per onorare i morti è pensare ai vivi, oggi come quella maledetta sera.